Ben ritrovati a tutti. Riprendiamo gli incontri della prima giornata qui all'Auditorium del Forum Internazionale della Cultura Ludica, 13ª edizione del Festival Internazionale dei Giochi in Strada Tocati. Siamo lieti di ospitare sul nostro palco la dottoressa Alessandra Rizzi, ricercatrice in storia medievale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia e membro del comitato scientifico della rivista internazionale di storia del gioco Ludica, il dottor Matteo Sartori e la dottoressa Monica Silvestri, vincitori delle borse di studio Gaetano Cozzi, assegnate nel 2014 dalla Fondazione Benetton. Questi ultimi ci presenteranno il contenuto delle loro tesi di laurea magistrale, incentrate rispettivamente sul gioco e sulla novellistica fra 300 e 400 e sulle tabule illusorie del Foro Romano. Lasciamo la parola ai nostri ospiti. Beh, grazie innanzitutto a chi è qui. È acceso? No, ma va benissimo. Allora, due parole di presentazione per questi due giovani studiosi e per l'iniziativa che ha consentito di mettere in luce i loro lavori di ricerca. Comincio dall'iniziativa e poi con i giovani studiosi. L'iniziativa, che ricordo, fa, come è anche stato ricordato, capo alla Fondazione Benetton Studi e Ricerche di Treviso. La storia del gioco è uno dei settori, degli ambiti di interesse specifico della Fondazione. Ma quando dico ambito di interesse significa ambito di ricerca e di studio, un impegno che la Fondazione in questo ventennio circa ha declinato in varie direzioni, con una collana di studi dal 93, con una rivista che pubblica articoli e contributi dall'antichità a metà fino a metà 800 e dall'ultimo numero anche accoglierà contributi che riguardano la storia della ludicità fino alla prima guerra mondiale. Ricordo che la fondazione ha anche una biblioteca specializzata in parte anche in storia del gioco e un concorso per borse di studio dal 1987 per tesi in storia del gioco e dei giochi attraverso i tempi fino agli sport contemporanei. Prima le borse erano intitolate a un giovane Stefano Benetton morto prematuramente, ora le borse di studio sono intitolate allo studioso Gaetano Cozzi, che è stato uno dei promotori, il primo promotore direi, degli studi in fondazione sulla storia del gioco e che è scomparso. Il concorso, come già anche stato ricordato, ha visto nella passata edizione vincitori Monica Silvestri e Matteo Sartori insieme a Riccardo Fassone, il quale presentava un lavoro, il suo era un lavoro di dottorato sulla teoria dei videogiochi. Due parole su che cosa c'era all'origine di questo impegno della Fondazione, un obiettivo culturale, e non posso allora non ricordare chi chi ha puntato su questo obiettivo culturale. Gaetano Cozzi, che ho già ricordato, Gerardo Ortali, che poi è il direttore anche della rivista, ma anche i direttori della fondazione che si sono succeduti, Domenico Luciani e Marco Tamaro, tutto l'ufficio edizioni diretto da Patrizia Boschiero, qui vedo anche Chiara Condò e i tantissimi collaboratori che hanno collaborato a queste iniziative. Dicevo, un obiettivo culturale che era recuperare in sede, che era di dare peso scientifico a un settore di studi che era rimasto marginale soprattutto in Italia. Era urgente, in altre parole, recuperare in sede storiografica il ruolo del gioco nella società, facendo particolare attenzione a quelli che erano i momenti di svolta, ai cambiamenti. Si è cominciato così a parlare di sistema ludico, a sottolinearne l'unitarietà di fondo, e quindi l'attenzione è andata non solo alla storia del gioco in senso stretto, ma anche alla storia della festa, del tempo libero, fino agli sport appunto contemporanei, cioè a tutte quelle
attività e comportamenti nei quali si esprime tutto un aggregato di pulsioni innate che spingono al rilassamento e alla distensione. E cito quello che appunto il direttore della rivista, Gerardo Talli, ha scritto nell'ultimo numero, nel momento in cui si è rilanciato alla rivista con anche degli aggiustamenti. In breve, la sfida era contribuire ad affermare e riscoprire la serietà e l'importanza del gioco, cioè di un pezzo importante del nostro vissuto e quello poi della società di tutti i tempi. E sembra quasi un paradossale parlare di serietà del gioco, di un'attività di per sé che di per sé sembra poco seria, ma se pensiamo a quelle che sono le conseguenze anche ai giorni d'oggi di molte attività ludico-sportive, ci rendiamo conto di quanto sia in realtà qualcosa di molto serio. Pensiamo al gioco patologico, espressioni di gioco d'azzardo sono state anche ormai riconosciute come patologiche, c'è proprio una patologia che viene affrontata come se fosse una dipendenza, come una dipendenza da sostanza, o penso al mondo, al giro d'affari che c'è dietro le scommesse, oppure anche che gira intorno al mondo del calcio, solo per fare alcuni esempi. Il gioco dunque, questa era la sfida, come un valore antropologico irrinunciabile, con la consapevolezza che un fenomeno, quando lo si riconosce serio, importante, si riconosce anche che è degno di essere compreso e quindi studiato. Una sfida che si può dire riuscita, sia a livello, diciamo, generale. La storia del gioco, del tempo libero, del sistema ludico in generale è stata almeno in parte, direi, sdoganata, se ne parla di più, a livelli anche, ha uno spazio meglio riconosciuto in ambienti scientificamente riconosciuti. E anche una sfida, direi, riuscita, mi sento di dirlo, per la Fondazione stessa, con le iniziative che ha messo in campo. La Fondazione è diventata per molti riferimento, giungono continuamente richieste di collaborazione, segnalazioni, richieste di chiarimento in questo settore. Attraverso i progetti di cui accennavo prima, che sono ancora operanti, si è riusciti a fare rete, cioè a raccogliere studiosi affermati e sparsi in tutto il mondo con la rivista e studiosi più giovani che fanno ricerca nelle università italiane. Voi due siete due esempi, e questo, direi, questo fare rete è uno del sia per quanto riguarda la ricerca più giovane negli atenei italiani, sia con le collaborazioni alla rivista, direi in tutto il mondo, è direi un elemento che dice che questa sfida in qualche modo è riuscita. I progetti di fondazione che riguardano la storia del gioco hanno non solo un profilo internazionale ma anche interdisciplinare. I collaboratori, chi collabora ai vari progetti non si occupa strettamente, non è uno storico in senso stretto, ma anche un antropologo, un archeologo, e quindi internazionalizzazione e interdisciplinarità sono gli indirizzi che oggi devono caratterizzare la migliore ricerca in campo sia scientifico sia in campo umanistico. Mi fa molto piacere quindi presentare appunto questi due giovani studiosi che parleranno dei risultati delle loro ricerche. Ripeto, sono due dei vincitori dell'edizione delle borse di studio dell'anno scorso, un concorso a cui io tengo molto, un po' perché sono nella commissione, ma non è per questo, perché a me dà il senso di un lavoro scientifico che continua e si rinnova proprio nelle giovani generazioni. E sono coloro che contribuiscono a collocare il gioco in una seria prospettiva di indagine storica. La dottoressa Monica Silvestri, comincio da lei,
perché è donna e quindi per gentilezza, ma anche perché si è occupata di un periodo più risalente rispetto a quello di Matteo Sartori. Si è laureata in conservazione dei beni culturali, mi sembra, indirizzo archeologico, con una tesi, come è stato già detto, di laurea dal titolo Tabule illusorie del Foro Romano, discussa presso l'Università della Tuscia. Attualmente la dottoressa Silvestra è impegnata ancora in attività di studio e di promozione culturale. Il suo lavoro è consistito nel recupero e nello studio di tracce che il passaggio dell'uomo ha lasciato su edifici della Roma antica, tracce ludiche, significative, che come l'indagine topografica condotta dalla dottoressa Silvestri ha dimostrato, possono contribuire a spiegare le modalità di frequentazione dei luoghi pubblici dell'età romana. Il dottor Matteo Sartori invece si è laureato a Ca' Foscari, quindi a Venezia. Devo dire che il suo è un doppio diploma, perché è il primo laureato anche in contemporanea in un'università argentina, lo dica lei se vuole, a Buenos Aires, io non ricordo come si chiama, però è il primo nostro laureato di Ca' Foscari che si è laureato in contemporanea anche in Argentina, con una tesi dal titolo Il gioco e la novellistica fra 3 e 400. Ha continuato le sue ricerche e poi è in attesa anche di qualche altra opportunità. Diversamente da quello che il titolo suggerirebbe, il suo lavoro non è consistito semplicemente nel recuperare le pratiche ludiche registrate dalla novellistica tardo-medievale. Si è trattato soprattutto di un'indagine in un periodo storico cruciale fra 3 e 400 che segna il passaggio, un passaggio direi epocale, dal Medioevo all'età moderna, in cui si ebbero cambiamenti significativi degli assetti sociali, istituzionali, culturali, cambiamenti registrati anche nella prassi ludica. Quindi un mondo che cambiava e che il dottor Sartori ha verificato attraverso l'indagine sulla prassi ludica contemporanea. In entrambi i casi, dunque, ho il piacere di presentare due lavori in cui il gioco è risultato importante non solo di per sé, ma in quanto cartina al tornasole di fenomeni più importanti, più ampi e di più generale portata. Potrei dire da una parte l'uso dello spazio e dall'altra il cambiamento epocale. Direi di lasciare la parola a Monica Silvestri e buon ascolto a tutti. Allora, salve a tutti. Come giustamente anticipato la dottoressa Rizzi, il mio è stato un lavoro da archeologa, nel senso che sono andata a vedere, come già si può vedere nella prima diapositiva, le tracce lasciate materialmente dai romani nei loro monumenti. Quindi ho scelto come sito d'eccezione quello del Foro Romano, quindi la grande piazza politica di Roma, e come vedete anche nella mappa ho individuato alcuni punti dove mi è stato possibile fare proprio una ricognizione diretta e andare a rintracciare questi giochi, meglio le tavole illusorie, che sono proprio dei graffiti sui monumenti, e quelli purtroppo visibili perché lo stato attuale di tutto il lasticato, le pietre che erano presenti nel foro purtroppo sono state asportate già dall'antichità, e quindi il mio è sicuramente un lavoro che avrebbe avuto anche molti più risultati se non fosse intercorso tutta questa serie di esportazioni e rovine letterali dei pavimenti. Nonostante questo ci sono stati dei risultati ottimi. Io ho rintracciato più di 60 tavole illusorie e quindi potete immaginare quante realtà ce ne fossero nell'epoca romana. E il mio è stato un lavoro quindi sul campo, sull'area archeologica, e da topografa ovviamente, quindi analisi del territorio, delle tracce, ma anche un'analisi delle fonti. Ecco perché vi ho messo anche, ogni tanto troverete adesso queste frasi prese proprio dalle fonti greche e latine. Sono andata proprio a ricercare nelle fonti cosa dicevano in contemporanea di tutto il mondo ludico dell'epoca romana, quindi i giochi citati, dove c'erano quelle poche regole. Ho fatto una sorta di puzzle e ho messo insieme le mie conoscenze pregresse sul mondo del gioco da tavolo in genere, le tracce lasciate sul territorio e le fonti storiche.
e in base a questo, diciamo, è venuto fuori tutto un catalogo, la mia tesi è consistita proprio in un catalogo di tutte le tracce ludiche. Queste in particolar modo sono quelle della Basilica Giulia, quindi il grande tribunale di Roma, che era uno dei luoghi più frequentati indubbiamente dell'antichità, e qui ho rintracciato queste 47 tavole illusorie. Adesso io vi nomino soltanto, poi ci sono delle diapositive dove vediamo questi giochi, che forse è la parte poi più interessante di queste tracce, giochi delle fossette, che sono la maggior parte, dei diagrammi, quindi dei cerchi, dei quadrati, dei rettangoli, interpretabili poi come dei giochi, dei terni lapilli, che corrisponderebbero al nostro tris, e delle tavole illusorie incerte, cioè si riconoscono come giochi ma non si conoscono poi nelle fonti e non sono citate in nessun modo, quindi rimangono purtroppo incerte. Un duodecim scripta, che è un gioco sempre da tavolo, che poi vi farò vedere, un ludus redonculorum e il famoso oracolo, che è un diagramma anche questo, ma non è prettamente collegato molto probabilmente col gioco. E la mia analisi è stata molto interessante poi anche a livello topografico, vedere come erano collocati questi giochi. In poche parole vi dico che sono principalmente collegati ai pilastri di questo tribunale, quindi sono in prossimità di quello che rimane dei pilastri, quindi vicino alle colonne, ai pilastri, e sui gradini che si affacciano sulla via sacra, che era la via più importante del foro romano e anche dell'antichità in genere, dove passavano tutte le processioni, sia religiose che politiche, e quindi è un collegamento molto forte con la topografia, il gioco e il luogo. E ho trovato anche delle tavole illusorie sul lastricato centrale, cioè la piazza che stava tra le basiliche e i rostra, quindi dei punti nevralgici del foro. Lì anche ho trovato dei giochi incisi sul pavimento, che è un pavimento di epoca augustea. E poi ho trovato sempre i giochi, come quelli del lastricato, sui gradini del tempio di Antonina e Faustino, un tempio dedicato appunto nel 141 d.C., e dove ho trovato la stessa tipologia di gioco, quindi sempre giochi delle fossette, che poi vi faccio vedere, e anche un tris, un tarnillapilli, e anche questo si affaccia sulla via sacra, quindi ritroviamo la stessa, diciamo, collocazione della Basilica Giulia e del lastricato. E infine sul tempio, invece, il grandissimo tempio di Venere a Roma, e anche qui le tavole illusorie sono presenti sui gradini che si affacciano sulla via sacra. E per capirci è il tempio che è a fianco all'Arco di Tito, che magari è più conosciuto quando poi si entra nel foro dalla parte del Colosseo, per capirci si entra nel foro, e qui ci sono anche questi giochi delle fossette sempre. E vi ho messo così solo a livello, ecco, un po' statistico, anche per farvi capire, la Basilica Giulia rispetto agli altri monumenti indubbiamente è 47 tavole illusorie rispetto agli altri che ne hanno 4, 2 o 5. E non ho messo, ecco, in questa mia ricerca purtroppo la Basilica Emilia, che è la basilica che sta di fronte, diciamo nel prospetto proprio della, perché attualmente non è indagabile, è ricoperta completamente da un telo, e quindi no, in futuro spero di poterlo fare anche sull'altra grande basilica. E come quantità di giochi, questo si vede meglio dalla prossima diapositiva, indubbiamente il gioco delle fossette è quello principalmente attestato. Adesso vi faccio vedere subito, diciamo, di cosa sto parlando quando parlo di questo gioco delle fossette, perché dopo il catalogo, quindi delle varie tracce ritrovate con tutte le foto dei giochi, ho dovuto poi fare l'interpretazione, cioè in cosa consistono queste tracce. Quindi mi sono avvalsa appunto, come dicevo prima, delle testimonianze archeologiche, anche della bibliografia in materia, che come diceva prima la dottoressa Rizzi, qui da noi in Italia è un po' complicato. Io ho fatto riferimento più che altro al mondo anglosassone, sugli studi nel mondo del gioco, oppure a testi, diciamo, un po' datati, perché la realtà è questa, addirittura testi del 600 che parlavano del gioco, dell'800, ma non, ecco, testi così vicini a noi è difficile trovare queste tracce così antiche. E poi ho dovuto fare tutta una serie di prove di fattibilità, cioè vedere se le regole da me ipotizzate di questi giochi funzionassero, che è la cosa più importante, e l'ho fatto grazie a delle ricostruzioni che io stessa ho realizzato con i materiali, grazie alle tecniche dell'archeologia sperimentale. Questo per concludere poi l'interpretazione. E quindi nella mia interpretazione il gioco delle fossette, ovviamente, come vedete qui ci sono dei gradini,
in questo caso della Basilica Giulia, con queste fossettine. E sono, ci sono anche, c'è un'immagine sopra proprio di giocatori presa da un vaso, perché l'analisi è stata comparata anche con reperti archeologici, bassorilievi, pitture, mosaici e quanto mi potesse aiutare in questa ricerca. Ci sono dei giocatori proprio di un gioco che poi Polluce ci dice proprio chiamarsi Tropa, perché deriva da un gioco greco, che è una sorta di mini golf che si faceva con le biglie o con le noci, che era la cosa più usuale da trovarsi per giocare, soprattutto perché era un gioco praticato da bambini e ragazzi, e quindi i romani giocavano sempre con le noci, avevano sempre il loro sacchettino di noci dietro con cui facevano una serie di giochi, tra cui quello più praticato era la tropa. Quindi questa serie di fossette, ci sono degli schemi molto complessi, a volte arrivano anche a 2 metri di lunghezza, oppure ci sono schemi più semplici dove magari troviamo solo 2 file da 6 o da 4 o da 5 fossette, oppure tutta una serie di fossette che poi arrivano ad una fossetta traguardo finale, che è come se fosse appunto un vero mini golf. E poi ci sono i giochi invece dei diagrammi, dove ci sono per lo più dei cerchi, e questo è anche un gioco che troviamo attestato sia nelle fonti che nei reperti archeologici come Umilla. Quindi si lanciavano degli astragali, in questo caso, quindi degli ossicini del capretto, del piede del capretto, e si dovevano rimanere all'interno del cerchio. Il cerchio poteva avere più o meno dei settori di difficoltà a punteggio, e quindi un gioco di abilità praticato con gli astragali o con le biglie dentro questi cerchi. Ecco, questo cerchio in particolar modo ha questo è 1,20 m di diametro, quindi anche un diametro considerevole. All'interno un altro cerchio di 80 cm, quindi poi venivano anche sviluppati con delle fossette, diciamo erano anche di tipo più complicato. E il Ternilapilli, questi ne ho trovati diversi, e il nostro Tris, diciamo, anche se loro lo giocavano in maniera più articolata, e sia in questo tipo qui a incrocio come quello che abbiamo ereditato noi, e questo poi l'ho messo molto carino, quello che vedete sulla sinistra, a fianco una palma, la palma Feliciter, che era nei giochi, indicava la vittoria. E infatti c'è anche vicino una P con una F che ci fa capire proprio che magari chi vinceva questo gioco ha voluto poi tracciarlo direttamente sul gradino. E un tipo di Ternilapilli a cerchio, cosa che poi noi abbiamo perso, non abbiamo più il Tris a cerchio, dove si può fare il Tris anche sulla circonferenza perché non ci sono angoli. E un solo Ludus Ladrunculorum, però è importante perché ce ne sono pochissime di questi graffiti sparsi per il mondo. Uno tra l'altro è a Brescia, qui vicino, ed è una sorta di scacchi. Adesso no, non lo posso fare molto lunga, però diciamo che è un antenato degli scacchi. Quindi ci sono questi guerrieri che sono i mercenari, non c'entrano niente con i ladri. I latrunculi erano i soldati mercenari che si guerreggiavano tra loro, quindi due schieramenti di eserciti che si dovevano catturare e vincere. E di questo ce ne parlano le ce ne parla Varrone, Ovidio, e ci sono anche molti ritrovamenti archeologici anche in Inghilterra di questo gioco molto bello, che però è scomparso, quindi ci rimangono veramente solo delle tracce in questo caso. E la stessa cosa è di un gioco che è scomparso, il Duodecim Scripta, o gioco delle 36 caselle, che però ha lasciato, diciamo, in eredità le regole al Backgammon, che è un gioco che alcuni di voi magari forse conoscono, solo che nel caso dei romani era in voga questo gioco con le lettere al posto delle caselle, e nel caso della Basilica Giulia troviamo la scritta Eder. Purtroppo si legge solo l'ultima parte di questo emistichio, di questa scritta, con un vicino alla circonferenza, quindi non sappiamo quale frase fosse. Di solito erano delle frasi anche molto divertenti, carine, che avevano anche un senso compiuto, ma che però sarebbero semplicemente delle 3 file da 12 caselle. Poteva esserci scritto qualsiasi cosa, potevano anche esserci solo dei punti, però in realtà ecco, il più famoso per esempio è un menù che è stato trovato a Castro Pretorio: abbiamo per cena pollo, pesce, prosciutto e pavone. Quindi erano anche molto, diciamo, simpatici. E questi, ecco, sono i giochi che io ho trovato nel foro. Sicuramente ce ne saranno anche altri, però in alcuni punti veramente non mi è stato possibile accedere. Mi riprometto in futuro di andare, anche perché una parte della Basilica Giulia adesso è stata restaurata, perché usciranno fuori altre cose, cose che ci aiutano, come nel mio caso, a capire proprio la relazione che c'era fra i frequentatori del foro. Cioè, per esempio, io ho capito che c'erano molti bambini e ragazzi, perché proprio le tracce lasciate sono quelle dei giochi fatti da questi frequentatori, ma anche il tipo di gioco più semplice e che non richiedeva molto tempo, quindi giochi che si potevano fare in pochi minuti, perché magari nel frattempo venivi chiamato all'interno del tribunale o ti incontravi con qualcuno, e giochi che non prevedevano l'uso dei dadi, perché già dall'epoca romana erano proibiti, e quindi questi giochi che io ho trovato sono, diciamo, si possono fare alla luce del sole.
E questo poi, ecco, ci fa capire anche, ci fa capire, come vediamo, vi voglio lasciare proprio con questo messaggio, diciamo che il gioco, anche come diceva la dottoressa Rizzi, ci può veramente dare un aiuto a livello scientifico a capire come potessero essere frequentati i luoghi, uno studio antropologico, uno studio proprio su tanti aspetti della vita quotidiana, e che spesso, ecco, sono stati presi un po' sotto gamba, e spesso c'è un po' un misunderstanding, no, sul gioco. Lo stesso, ecco, vi lascio l'immagine finale di questo vaso attico a figure nere che si chiama Achille e Aiace che giocano ai dadi. Io invece ho volutamente messo, perché questo molti studiosi non hanno pratica e dimestichezza col gioco, si vede chiaramente che stanno giocando su un tavoliere, stanno muovendo delle pedine, non stanno giocando ai dadi. Questo per farvi capire che anche tanti archeologi magari non hanno la conoscenza così profonda del mondo del gioco, e quindi tante cose andrebbero riviste. Io stesso ho trovato tanti giochi con delle regole un po' confuse, quindi bisogna sicuramente fare chiarezza. Io spero, con la mia ricerca andando avanti, di portare un minimo di contributo in questo senso. Intanto buon pomeriggio a tutti e ringrazio i presenti. E dunque, la mia tesi ha avuto come punto di partenza delle premesse leggermente diverse della tesi che abbiamo appena ascoltato. Diciamo che il mio scopo e la finalità della mia ricerca non aveva come soggetto qualcosa di materiale e neanche una ricostruzione del gioco, ma piuttosto capire cosa cambia, come appunto aveva ricordato il professor Rizzi, e capire cosa cambia fra 300 e 400 all'interno della mentalità del gioco stesso. E ho cercato di farlo attraverso la raccolta di tutte le fonti della novellistica, quindi penso che quella più famosa che conoscerete tutti è quella di Boccaccio, il Decameron. Insomma, tutta questa serie di testi che avevano come scopo essi stessi il muovere al sorriso, cercare un divertimento nel narrare, leggere, ascoltare questi testi. Quindi ho lavorato su delle fonti che sono fonti, ma sono anche il soggetto della ricerca stessa, perché le novelle medesime sono un tipo di gioco. E il gioco che ho cercato di studiare, appunto, non è una ricostruzione dei meccanismi, dello svolgimento, quanto piuttosto un individuare che cosa cambia fra 300 e 400 nella cultura ludica. E in che modo cambia la concezione degli scacchi, dei dadi, come cambia la concezione della festa, della musica e anche del tempo di riposo stesso. Quindi nelle novelle ho cercato di individuare questi temi: l'ozio, quindi come tempo di riposo, la concezione stessa del tempo, le novelle come gioco, l'armeggiare, quindi tutto ciò che ha a che fare con tornei, giostre, scherma, i giochi da tavolo, quindi gli scacchi, i dadi, o meglio i giochi da tavoliere, e dopo tutto l'universo della festa, quindi la festa stessa, la danza e la musica. E come vedete, tra parentesi, ho messo le carte, punto di domanda. Anticipo subito che l'oggetto principale di questa esposizione saranno appunto le carte, ovvero un gioco che tutti penso abbiamo ben presente, una modalità di gioco che tutti abbiamo presente, che proprio nel 300 si inizia a diffondere. E io sinceramente mi aspettavo di trovarne larga copia e molteplici riferimenti nelle novelle, e invece non li ho trovati, per delle ragioni che adesso andiamo a vedere. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire cosa cambia nella mentalità del gioco fra 300 e 400. Quindi abbiamo una introduzione del termine e concetto di ozio nel 400, che è soltanto quattrocentesco. Tutti bene o male, diciamo, magari i nostri figli, non startene ozioso, non passare il tempo nell'ozio, l'ozio è il padre dei vizi, ecco. E l'ozio è un termine che chiaramente è latino, ozium, ma nelle novelle del 300 quasi nessuno usa. Quindi si può pensare che non ci fosse una, così capite anche come ho ragionato, che non ci fosse una reale attenzione nei confronti di questa parola, nei confronti della dimensione ludica, o perlomeno che non fosse così precisa come lo è diventata poi nel 400. E sempre nel 400 ho notato che si acuisce la gravità del tempo perduto,
chiaramente anche nel 300 le persone perdevano il proprio tempo nei modi più disparati, ma nel 400 passare il proprio tempo inoperosamente diventa quasi una questione morale, quindi quasi si avvicina al mondo del peccato, al mondo religioso del peccato. E sempre nel 400 le novelle non vengono più scritte per muovere il sorriso, per sollevare l'animo affaticato, per ritemprare l'animo umano, ma vengono giustificate, cioè quasi tutti gli autori di novelle nel 400 precisano che il loro scopo è sì divertente, ma anche un divertimento più quasi serio, no? Quasi studioso, quasi per mettere a frutto il proprio tempo, non per passarlo semplicemente. E sempre in questo secolo perde l'importanza dell'abilità, della destrezza nel giocare con i tornei e nelle giostre. E le giostre quasi sempre nei testi del 400 figurano come spettacoli, come eventi collettivi, senza in realtà precisare se ci fosse o meno un giocatore particolarmente bravo, insomma. E qua, ahimè, nei testi del XV secolo i giochi da tavolo spariscono. Nelle novelle non si sente più parlare di persone che giocano a scacchi o che giocano con i tavolieri, men che meno con i dadi. E infine la festa, più o meno parallelamente, con una trasformazione coerente con il torneo e la giostra, diventa anch'essa solo un evento collettivo. La descrizione della festa non è più una festa tra poche persone che si incontrano e vanno in osteria o festeggiano un ritrovamento, eccetera. Per esempio la prima novella del Decameron è proprio due amici che si separano, si ritrovano e fanno festa. Ecco, questo fenomeno, questa descrizione, questo topos narrativo nel 400 non viene più citato, non viene più scritto. E nello stesso tempo l'abilità musicale, quasi a sopperire la mancanza di attenzione verso l'abilità nel giostrare, l'abilità musicale viene invece molto elogiata. Ovviamente, come vedremo, viene elogiata soltanto per l'area dei ceti alti, quindi giochi come di strumenti musicali complessi come organo e arpa, ma lo vedremo più avanti. Bene, questo è la danza, forse non so se si vede o non si vede, la danza, il cambiamento inerente alla danza concerne la trasformazione della danza in metafora sessuale, ma questo anche lo vedremo dopo. Dunque, come anticipavo prima, la questione chiave che mi sembra un po' possa interessare un po' tutti è come mai le carte da gioco che si diffondono in tutta Italia in questo periodo nessuno ne parla. Una delle varie cause, io ne ho individuate tre di tutti i cambiamenti che ho messo in mostra, comunque queste tre cause cercano in qualche modo di spiegare come mai le carte non ci sono. Mia tesi non è solo questo, ma diciamo è l'aspetto forse più interessante. Dunque, di tutti i cambiamenti ho individuato che c'è una forte influenza dell'umanesimo, quindi della cultura classica, nel secolo XV. E questo perché? Perché chiaramente è il secolo dell'umanesimo, del Rinascimento, è il secolo della riscoperta dei latini, della cultura classica. Non è un caso, quindi, che si ricomincia a parlare di ozio, non più di riposo e di diletto. Ozio appunto perché era un termine latino. Allo stesso modo si ricomincia a parlare di tempo perduto e qui ritorna la lezione latina, tra i tanti, di Seneca, ma forse quella più famosa anche ai giorni nostri è quella di Virgilio, cioè che il tempo fugge e quindi non bisogna sprecarlo. E anche per le novelle si può intuire questa influenza dell'umanesimo, in quanto le novelle non sono più novelle ma vengono chiamate anche facezia, un termine di fatto coniato nel 400 sull'aggettivo latino facetus, cioè divertente, piacevole. E allo stesso modo è comprensibile che nel momento in cui ritorna tutta la cultura latina, quindi nel panem et circensem, si rifà anche viva l'immagine della giostra del torneo non più come destrezza del singolo ma come evento sociale, come evento collettivo. Un'altra causa che ho individuato è abbastanza schematica, è che nelle novelle del 400 c'è una forte distinzione sociale, ovvero per quanto riguarda l'ozio i nobili lo passano leggendo e studiando, cerco di andare veloce, mentre nei ceti bassi l'ozio è il tempo che passa in osteria.
le novelle dei nobili vengono chiamate facezie, le novelle di ceti bassi, novellacce, millanterie, cose di poco conto. L'armeggiare dei nobili sono le giostre solenni, quindi eventi che coinvolgono il più grande numero di persone. Quelli di ceti bassi sono con armi povere, con battaglie di canne, di spade improvvisate, eccetera. La festa nei ceti bassi sparisce, nel senso che non si sente più parlare di feste legate al popolo minuto, ma soltanto di feste come evento autoritario, Federico II, il Gran Signore, il Podestà e via discorrendo. La musica si associa a ogni strumento musicale ad un ceto in particolare. Ovviamente più lo strumento è complesso, costoso, difficile da imparare, più è associato al mondo nobile, perché era l'unico che aveva il tempo e le possibilità di poterlo imparare a suonare. Quindi arpa, violino, organo fanno parte del mondo aristocratico, il cembalo, la cornamusa e la piva fanno parte invece del mondo della plebe, passatemi il termine. E la danza, c'è un forte cambiamento, questo invece che non riguarda tanto la mentalità quanto lo svolgimento vero e proprio, che si passa dalla basso danza, quella che penso tutti abbiate in mente, quella della danza in cerchio collettiva, alla carola, c'è la carola che è quella collettiva, mentre la bassa danza viene fatta a coppie ed ha uno svolgimento molto complesso, coppie inizialmente maschio-maschio, poi femmina-femmina, uno svolgimento molto complesso che era quasi obbligatorio per ballarlo andare da un maestro di danza. Questo cosa vuol dire? Che la bassa danza viene ballata e imparata dai nobili, mentre la carola rimane ad appannaggio esclusivo dei ceti più bassi, che non avevano certo il tempo né i soldi da spendere per imparare a ballare. Insomma. E un altro cambiamento che ho messo in luce è che più che ha un'attenzione rivolta al singolo individuo, nelle novelle del XV secolo vediamo un'attenzione solo ai fenomeni ludici che interessano molte persone. Quindi le giostre e i tornei sono solo eventi di tutta la popolazione cittadina, i giochi da tavolo non ne se ne sente più parlare, secondo me anche per questa ragione, perché era abbastanza anacronistico pensare a tornei di poker o di tavolieri, insomma. E anche la festa diventa un evento sociale e anche questo collettivo. E in pratica, in particolare, viene meno, come ho scritto, l'accezione di festa e gioia. Cioè, nelle novelle del 300 spesso si diceva e i due amici si ritrovarono con festa. Festevolmente viver si vuole. Quindi dando un senso di gioia, di sentimento festoso, di felicità alla festa, cosa che non avviene più nel 400 perché la festa è esclusivamente una dimensione ludica collettiva. Ed ecco, secondo me, perché le carte non vengono di fatto ignorate, ovvero le carte sono un gioco sconosciuto all'umanesimo, l'influenza è araba, è 200-300, quindi non c'entra nulla con il mondo romano. E c'è una forte distinzione sociale, abbiamo visto nel mondo ludico, che si può capire insomma dalle novelle, ovvero che i giochi vengono fortemente divisi. Certi giochi appartengono ai ceti bassi, altri giochi ai ceti alti. Chiaramente le novelle sono un prodotto letterario alto, di una cultura aristocratica. Quindi nel momento in cui le carte ci giocano tutti, come gli scacchi, come i dadi, ancora non c'era un gioco di scacchi nobile. A scacchi ci giocavano tutti, anche perché ci giocavano con i dadi vuol dire scommessa, e di scommessa a scommettere scommette tutta la popolazione. E i nobili nel 400, appunto per questo processo di civilizzazione, preferiscono giocare a giochi, scusatemi il gioco di parole, che ci potevano giocare solo loro, cioè che potevano ritrovarsi solo tra nobili e che i giochi giocati dai nobili erano soltanto divertimenti nobili, aristocratici, che non facevano diciamo parte di una cultura anche bassa. E inoltre, come abbiamo visto, il gioco individuale, quello uno contro uno, perde importanza nelle novelle del 400 ed è forse anche per questo che delle carte non parla nessuno, nonostante fosse l'elemento ludico di reale novità. E quindi vorrei diciamo chiudere la mia presentazione con quello che forse è la frase che più e meglio spiega il cambiamento che è intervenuto fra il 300 e il 400. La frase appartiene a Ludovico Carbone, che è un notaio ferrarese del 400, che ha scritto una raccolta di novelle,
e in cui mette nella bocca di questo Monsignor Defoe questa frase. Lo dice: Monsignor Defoe, onestissimo e mansuetissimo protonotario e certo grandissimo ornamento del studio nostro, invitandolo alcuni a zugare a scacchi o tavole, anche lì più di tanto non c'era tutta questa attenzione, questa precisazione, rispose: non mi par da perdere tempo in quelle cosse nelle quali anche gli stabulari e vilissimi uomini sono avvantaggiati. Cioè, la risposta che dà il Monsignor Defoe, questo mansuetissimo protonotario, è che insomma non vuole assolutamente perdere tempo, quindi l'importanza di un tempo perduto, facendo un divertimento, facendo un gioco nel quale anche gli stabulari, cioè dei maggiordomi, gente da poco, e vilissimi uomini, quindi precisa ancora meglio, prendono gusto. Sì, è proprio chiarissimo, e lui schifato si rifiuta in tutti i modi di mettersi alla pari con persone con cui lui non ha nulla di che spartire. E questo mi sembra forse anche un buon esempio di come il gioco esso stesso mette in luce quelli che sono i cambiamenti all'interno della cultura e della civilizzazione, soprattutto in un passaggio cruciale, come giustamente ricordava la dottoressa Rizzi, che è quello fra 3 e 400, quindi l'avvento della cultura moderna. Mi ringrazio. Ah, scusate, io ringrazio tutti e forse c'è il tempo per una domanda. Qualcuno del pubblico? Prego. Riguardo al gioco delle carte, pensavo, mi era venuta in mente una ipotesi, diciamo alternativa, anche se non contro quella che hai proposto tu, ma il fatto che comunque le carte, come i giochi dei dadi, erano considerati gioco d'azzardo. Siccome le novelle avevano a volte anche uno scopo di carattere pedagogico, non può essere che siano state proprio tolte per scopo pedagogico, cioè non considerare come esempio un determinato tipo di gioco? Sì, può essere, però la realtà, perlomeno quella che ho visto nei miei studi, è che per esempio Boccaccio stesso nel Decameron, nella fine della sesta, della nona giornata, nella introduzione, nella finale, narra di come i giovani nobili che scappano dalla peste e si ritrovano a raccontare le novelle, passano il loro tempo a giocare a scacchi e a dadi, quindi... E nelle novelle stesse del 300 raramente il gioco dei dadi viene disgiunto dalla componente della scommessa, quindi imputare alla componente economica e eticamente riprovevole dei dadi e degli scacchi la loro scomparsa nel 400 è una probabilità, però è anche vero che le novelle avevano uno scopo pedagogico, ma fino a un certo punto, anche perché spesso io penso magari a alcuni autori meno noti come Gentile Sermini, si scusavano, o alle raccolte anonime delle Motti e Facezzi, il Piovano Arlotto, si scusavano spesso di contenuti osceni delle proprie novelle, anche Bracciolini per dirne uno, insomma le sue confabulazioni sono tutto fuorché una cosa etica o pedagogica o educativa. Quindi penso che chiaramente una componente ce l'avessero, però che non fosse così determinante, perlomeno per causarne la scomparsa o la mancanza di attenzione. Dunque, grazie. Un'altra domanda? Grazie. Mi piacerebbe sapere quali, ma soprattutto a quante fonti fai riferimento, perché l'ipotesi dal mio punto di vista sembra un po', dal tuo punto di vista sembra un po' fragile. Cioè fragile rifarsi alla novellistica come possibile specchio della realtà ludica, per cui mi interessa sapere quali e quanti fonti. Grazie. Sì, le fonti le avevo messe lì, in realtà erano molto poche, nel senso che quelle che ho mostrato. Io ho cercato di prendere bene o male tutto il corpus della novellistica 3-400esca. Quindi, vabbè, sia presente l'opera di Letterio di Francia, sono tutte, che diciamo il testo ancora, nonostante fosse stato scritto nel 1924, ancora il testo di riferimento per una bibliografia.
Comunque, io prendo in considerazione tutto il corpus novellistico, quindi sia degli autori più importanti, sia di quelli minori, sia di quelli praticamente sconosciuti. Sì, in varie biblioteche, sì, bene o male, adesso a dirlo in una quantità farei fatica, più o meno una settantina di opere, ok? Io ho fatto il calcolo, erano più o meno sul migliaio di novelle, adesso più o meno. Diciamo che considerare la letteratura specchio della realtà è sempre un'ipotesi un po' azzardata, se mi passate il termine. Quello che a me interessava capire non era tanto la realtà, che attraverso uno studio storico si può condurre soltanto attraverso delle fonti, perché non siamo contemporanei, ma è capire come cambia la mentalità aristocratica, perché le novelle sono un prodotto culturale alto. Quindi capire come cambia la mentalità, non tanto del contadino che continuava a giocare a canne come faceva nel 200, nel 300, nel 400, o come faceva anche un letterato nel 200-300, nel 400, prima e dopo, ma capire come cambiava la logica sottesa al gioco, quindi capire come cambiava la concezione del gioco stesso. Per esempio, Sacchetti, Franco Sacchetti, fiorentino, scrive la seconda metà del 300, e una novella c'è Guido Cavalcanti che gioca a scacchi. Quindi abbiamo uno dei più importanti letterati intellettuali del 300 intento a giocare a scacchi. E nel 400 questo non ha, un'immagine simile con un eponimo del Cavalcanti non viene mai descritta. Quindi qualcosa è intervenuto e quel qualcosa io l'ho rintracciato nella civilizzazione. Quindi nel progressivo, mi riferisco alle teorie di Norbert Elias, alla progressiva aristocratizzazione della società, chiaramente con una ripresa, perché siamo nel 400, del modello latino classico. Quindi nel 400 il nobile aristocratico era un nobile aristocratico che voleva leggere Catullo, che voleva divertirsi con Sallustio, e quindi il modello era quello romano. Sì, non che non giocasse più, ma la rappresentazione del nobile si discostava dalla rappresentazione del nobile trecentesco intento anche a giocare a dadi nella peggiore osteria. Questo è il cambiamento. Appunto dal punto di vista del materiale non cambia nulla, cioè continuano a giocare a scacchi, si gioca ancora adesso per fortuna, sì, non è un cambio nelle pratiche, è un cambio culturale di storia delle mentalità, esatto, sì. No, perfetto, è finito il tempo, credo che tra poco ci caccino. Ringrazio veramente tutti anche per questa vivacità poi nelle domande finali. A memoria forse è una per noi una delle prime occasioni, e quindi bene, grazie.